Salve ragazzi e bentornati di nuovo su Minecraft, signori. Siamo nella nostra Skyblock. Allora, siamo nel secondo episodio di questa mappa. Io intanto mi sono scaricato tutti gli obiettivi da fare. Sono 50 obiettivi e questo era il punto dove eravamo arrivati l'ultima volta. Abbiamo fatto la nostra casetta, abbiamo fatto un po' di roba. Qua abbiamo la farm di alberi. Tutto procede benissimo. Allora, gli obiettivi che abbiamo sono un bel po', ragazzuoli. Allora, intanto quelli che abbiamo fatto è costruire un cobblestone generator, costruire una casa, espandere l'isola, anche l'abbiamo fatta. Poi 20 torce, non lo so se ne abbiamo fatte 20, vediamo un po'. Sì, 20, ne facciamo 26 in mano, sì. Quindi 20 torce anche l'abbiamo fatto. Poi dobbiamo fare una fonte infinita d'acqua, che è ancora abbastanza lontanuccia da fare. Dobbiamo craftare una fornace, l'abbiamo fatta. Dobbiamo costruire un piccolo lago. Poi fare 10 cactus, 10 jack-o'-lantern. Insomma, dobbiamo fare un sacco di roba, raga, un sacco di roba. Allora, intanto io direi, andiamo a vedere cosa si cela su quell'isolotto lì lontanissimo. Quindi a questo punto io direi, quasi quasi un po' di roba me la mangerei. Vediamo un po' questa mela quanto mi dà, ok. Raga, al momento non è che siamo messi benissimo a cibo, proprio siamo messi molto male. Io mi mangerei pure un'altra meluzza che non si sa mai. Ecco qua, ok. Posiamo tutto quello che non ci serve perché non ci voglio mai morire male. Magari potrei craftarmi una pala? Potrei, dai, diciamo di sì. Mi crafto due pale, così, perché, porca miseria, bando all'avarizia, signori, qua ci craftiamo tutto. E tutto quello che non ci serve lo andiamo a posare qua. Allora, mi porto pure dei gradini che non si sa mai. Tutto il resto lo lasciamo qua e ragazzuoli andiamo a vedere se riusciamo a raggiungere quell'isolotto lì. Allora, la fonte d'acqua infinita, questo potrebbe essere un problema perché se non mi spunta un'altra fonte d'acqua, io non so come farla. Comunque, allora, cerchiamo di non morirci male, ovviamente, e shiftando, ci incamminiamo, ragazzi. Secondo me, guardando bene, non ce la faccio ad arrivarci. C'ho questo presentimento malsano, però ci possiamo provare. Allora, siamo arrivati qua. Lassù, ragazzuoli, voi non l'avete visto perché, ok, c'è una chest. Quindi io prima di toccare qualsiasi cosa devo fare una piattaforma qua sotto perché come tocco sta roba qua crolla tutto. Quindi mi serviranno degli altri slab, ragazzuoli. Andiamo a prendere un po' di cobblestone che non ce ne ho più. Andiamo qua belli tranquilli. Allora, picconiamo tutto. Ok, posso farmi un altro piccone, perfetto. Vado a farmi un piccone e continuo l'opera di craftaggio, ragazzi. Allora, ragazzuoli, abbiamo craftato un po' di roba. Ovviamente ci ho perso la vita perché giustamente, cioè, ti pare il minimo. Cioè, qua, porca miseria, le skyblock sono una roba bruttissima. Quindi ora ci incamminiamo molto velocemente di qua. Ok, andiamo a fare quella che dovrebbe essere la piattaforma che dovrà raccogliere tutta questa bella robetta qua sotto. Quindi shiftiamo e creiamo una base qui sotto. Certo, è strano perché tra le varie missioni io devo anche craftare, ragazzi, il portale del Nether. Mi servirebbe ovviamente l'ossidiana. Per fare l'ossidiana mi serve la lava, ma io non ho tutta questa lava, quindi come si fa? Non lo so. Rompiamo qua, raccogliamo tutto, ok, e andiamo a vedere in questa chest cosa c'è di bello. Ecco qua, oh, raga, se posso accedere al Nether, posso accedere molto probabilmente a un sacco di fonti molto molto fighe. Allora, io qua a sto punto farei proprio il portale del Nether, ragazzuoli. Mi trovo, ma lo faccio qua, ma che ce frega. Allora, iniziamo a mettere qua 1 e 2, perfetto. Poi qua, mettiamo una torcia giusto per illuminare e dovremmo fare qualcosa di questo tipo. Allora, vediamo un po' se mi ricordo. Base 2, altezza 3, quindi 1, 2, 3, perfetto, non sbagliamo altrimenti qua è un casino. Qua la stessa cosa, quindi 1, 2 e 3, e di nuovo qua dobbiamo fare una roba di questo tipo, se ce la faccio. Ok, vai, gliela posso fare, 1 e 2, signori. Non si vede nulla, picconi non ne ho, non è un problema, ma il portale ce l'abbiamo. Allora, abbiamo fatto il portale, quindi io a sto punto me ne tornerò un attimino a casa. E andiamo a posare le cose che abbiamo trovato, che secondo me ci sta tantissimo senza morirci male. Intanto qua sta crescendo tutto, di tutto e di più. Allora, c'ho dei cactus, eccoli qua, ottimo, che mi servono per fare le missioni. Allora, devo fare 10 coloranti di cactus, quindi 10 coloranti verdi. Il che ci sta. Poi devo fare una farm di meloni e una farm di zucche. Anche così ci dovremmo essere tranquillamente. Problema è l'acqua, raga. Io non ho acqua purtroppo. Cioè, questo è l'unico problema che ho in questo momento.
Sto pensando a questa cosa. Io non ho abbastanza acqua per fare sta roba. Cioè, la mia fonte d'acqua è questa. Ma per il resto non ho altra acqua. Quindi come fare? Come si fa a fare sta roba? Adesso dovrei portarmi l'acqua di là qua. E vabbè, solo che questo mi chiede pure una fonte d'acqua infinita. Ma io la fonte d'acqua infinita come la faccio? La fonte d'acqua infinita non posso farla. Perché non ho altra acqua, raga. Questo è un problema. Vabbè, ci pensiamo poi. Intanto smangiucchiamoci pure qualcosa. Ecco qua, preciso. Prendiamo un po' di terra a questo punto e andiamo a fare ste coltivazioni, raga. Io non ho alternative. Questi li dobbiamo scraftare in questo modo. Dove li posso fare sti cosi? Potrebbe essere un serio problema. Potrebbe essere un serio problema, davvero. Allora, ipotizziamo che io la voglio fare qua, intanto, così, tanto per gradire. Allora, farei una cosa di questo tipo. Guardate, faccio una qua e una qua. Ok, e fin qua ci siamo tantissimo. Poi qua intorno ci dobbiamo fare una roba di questo tipo. Ecco, fatto, perfetto. Così, ottimo. Riusciamo a salire? No, perché c'ho... Ok, c'avevo sta roba che mi rompeva le palle potentissimamente. In teoria dovrei riuscire a fare tutto quello che mi serve qua. Sti alberi che ti crescono così sono una cosa veramente molto fastidiosa. Allora, dicevo, mi serve una zappa, ragazzuoli. No, non è vero, non mi serve una zappa. Questi li posso piantare tranquillamente? No, sapete che non mi ricordo? Penso di sì. Mamma mia, sono le cose base che poi però non ti ricordi mai perché le fai una volta ogni morta di papa. No, infatti mi serve zappare la terra. Allora, andiamo a zappare quella terra, quindi facciamoci subito una zappetta, belli in allegria. Allora, zappetta qua così. Però raga, qua ho un problema, Qua ho potentemente un problema, questa non mi resta sta roba zappettata, ve lo dico io. Ci provo, ma... Ok, forse resta. Guarda, ti metto pure delle torce. Spero che resti, signori, non ne ho idea. In teoria dovrebbero crescere, in teoria, pure senza acqua. Ci metteranno un botto, ma in teoria dovrebbe succedere il miracolo. Va bene, quello l'abbiamo piantato. Mo' devo farmi pure una piccola farm di cactus a questo punto. La farm di cactus io la farei quasi quasi. Aspettate che mi espando un attimino sulla mia isolotta. Cioè, doveva essere un'isolotta tutta bella, carina, sistemata. Sta diventando già una caciara, ovviamente, perché così è, ragazzi. Su Minecraft è così. Famo una roba di questo tipo, così, perfetto. E i cactus, raga, li facciamo qua. Allora, farei una roba di qua, uno di qua. Vediamo se ci possiamo fare sta farmetta di cactus. Uno qua, ne faccio pure un altro qua. Famo così, prendiamo i cactus e li piantiamo in allegria, così, ok? E abbiamo la nostra potenziale farm di cactus fatta. Ok, ora dobbiamo solamente aspettare che tutto cresca. Poi il tipo mi chiede di fare, allora, tra le varie cose devo fare 64 stone brick. Allora, per fare gli stone brick ho bisogno di cuocere la cobblestone prima di tutto. Quindi buttiamoci dentro un po' di cobblestone, un po' di legno e dovrei fare dei blocchi di stone. Con i blocchi di stone poi posso fare anche gli stone brick. Allora, me ne servono 64, quindi me ne serve un bel po', ragazzi. Un bel po' di roba mi serve. Per fortuna il legno ce l'ho e quindi siamo a posto. Io però sto pensando a una cosa, ragazzi. Io qua ho tolto tutta la terra, ma adesso non ho più blocchi di terra verdi. E io come faccio? Cioè, non ho il blocco di terra verde. Ho failato la mappa di già? Spero di no, ragazzi, perché se l'ho failata è un problema. Qua intanto la roba sta crescendo. Io spero di sì, spero che cresca. Vabbè, attendiamo con fede, signori. Non è che ci abbiamo molto altro da fare. Allora, sto pensando, raga, perché io dovrei anche accendere il portale. Ma il portale io come lo accendo? Il portale del Nether lo posso accendere con del legno, perché io non ho un acciarino, ok? Quindi non avendo un acciarino diventa tutto molto complicato. Allora, a questo punto dobbiamo provare a fare una cosa figa. Allora, intanto craftiamoci subito qualcosa di utile, che potrebbe essere un piccone, visto che ho finito i picconi. Porca zozza, questa mappa sarà una tragedia, raga. Io ve l'ho detto, io le schifo le skyblock, porca zozzeria incredibile. Allora, craftiamoci un piccone subito di cattiveria, così. Ok, picconazzo craftato. Posiamo le cose che ci servono qua, quindi tutto questo non mi serve. Poso tutto, raga, io poso tutto. Ok, mi serve il secchio, perfetto. Ora, raga, dobbiamo andarci a prendere la nostra fonte di lava, per forza. La fonte di lava, se non mi ricordo male, dovrebbe stare qua sotto. Oh, eccola qua. Prendiamoci un attimo la fonte di lava e ce la portiamo vicino il nostro portale. Perché adesso, raga, io devo fare una cosa pericolosissima, cioè potenzialmente mortale.
e anche potenzialmente pallosa. Cioè, la cosa bella è che è potenzialmente pallosa. Mi sono portato del legno e tutto ciò. Non mi sono portato del legno, quindi torniamo a prenderci del legno velocemente. Oddio, che palle, non ci sto credendo. Praticamente cosa devo fare? Devo mettere del legno vicino al portale, fargli prendere fuoco utilizzando appunto la lava e sperare che il fuoco dal legno si praticamente propaghi nel portale. È una cosa molto rognosa da fare effettivamente, perché ci vuole tempo, ci vuole pazienza, dedizione, ci vogliono tante cose che al momento non avrei voglia di fare, però purtroppo le devo fare. Quindi ragazzuoli, qua dobbiamo fare una cosa di questo tipo qua. Allora, mettiamo del legno qua così, ok? Anche così, così e così, tutto quanto molto sciallo. Qua dobbiamo fare in modo che la nostra pozzetta di lava resti ferma in un punto. Quindi se io faccio così, ok, in teoria tra un po' questa pozzetta di lava dovrebbe dar fuoco alla legna, si spera. Una volta che la legna prende fuoco, in teoria, in linea del tutto teorica, dovrebbe accendersi anche il portale. Io metterò della legna pure di qua. E raga, non ci resta che aspettare e vedere quello che succede. Cioè, io sto qua, mi fermo, aspetto, è giorno, quindi non c'ho phantom che mi corrono dietro, sto a posto. Andiamo. Magari facciamo una roba pure di questo tipo, così acceleriamo. Certo, sto pensando che mi serve un blocco di terra verde, raga. Cioè, questo me lo sono scordato, raga, purtroppo. Cioè, non lo so. Devo informarmi per vedere se riesco a beccarlo da qualche altra parte, altrimenti, raga, me lo dovrò ghibbare. Non ci stanno alternative. Sicuramente non la ristarto sta mappa, col cacchio. È stato un errore di distrazione, porca zozza. Allora, questa lava non vuole appiccare il fuoco. Allora, a sto punto faccio una cosa molto più figa. Vi faccio vedere, guarda, faccio una roba bellissima, la butto direttamente qua dentro, così. Mo deve per forza prendere fuoco tutto, raga, per forza, cioè l'ho messa là, voglio dire, sta a contatto con il legno, tra 5 nanosecondi dovrebbe prendere tutto allegramente fuoco, io dovrei essere contento. Aspettiamo con molta fede, ragazzi, aspettiamo con moltissima fede. E questi sono i tempi morti di cui vi parlavo nel primo episodio delle skyblock. Sono tempi morti, cioè io sto reccando da un'ora, ragazzi, un'ora, e secondo me non ci sono usciti manco 6 minuti di video per ora. Ok, un lapillo è andato sul legno, ma il legno non si brucia. Amico, ti prego, bruciati. Amico, potresti bruciarti gentilmente? Ehi, ragazzo. Signori, questa lava è tarocca, non brucia. Dobbiamo aspettare, dobbiamo avere molta pazienza. Io non ho la pazienza, io non ce l'ho la pazienza. Non lo sopporto, fa ste cose. Ti prego, brucia tutto. Ed ecco che prende fuoco. Oh, signori, attenzione, siamo molto attenti. Dagli, ragazzo, dagli, vai. Senti, mo ce ne metto pure uno dentro, magari prende fuoco quello. Forza, 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 prendi fuoco, accendimi il portale, te possino, accendimelo. Ok, quello ha preso fuoco anche quell'altro, in teoria si dovrebbe accendere, mo. Cioè, in teoria mo si accende, raga, per forza. Tanto qua non ci vorrei morire male in tutto ciò. Ok, non ci muoio male, forse è meglio raccoglierla sta cosa, va, prima che ci moriamo malissimo. Ok, quello ha preso fuoco tantissimo. Vai. Vai, ragazzo, bravo, bravo così, perfetto. Dai, dai, accendi il portale, su. Cioè, ti prego, ho finito anche il legno, ragazzo. Io non ci sto credendo, signori, non ci voglio credere. Signori, ho bisogno del piano B, non ha preso fuoco questa roba. Porca zozza, che rottura di balle. Allora, devo andare a prendere altro legno. Intanto devo far trascorrere la notte, ragazzi, perché altrimenti ci muoio malissimo, io già lo so. Prendo altro legno, tempesto tutto di legno e do fuoco a tutto. Me ne frega niente, porca zozza. La missione fondamentale è aprire quel cacchio di portale. Per forza, non abbiamo alternative, però dobbiamo far passare la notte. Ok, passata la notte, possiamo riandare. Allora, ma tu guarda se io devo stare un episodio a far accendere un cacchio di portale. Cioè, raga, una roba assurda. Allora, rimettiamoci un'altra volta qua. Intanto non posso manco più correre, purtroppo. Allora, facciamo le cose con molta calma. Vedi, io metto questo qua, faccio così, salto qua. Faccio tutto un muro, in questo modo, così. Faccio un muro pure da quest'altra parte, secondo voi? Potrebbe funzionare? Faccio così, guarda. Cioè, raga, se non si brucia mo, cioè, io veramente non so che cacchio devo fare. Faccio così. Me ne rivado qua, me ne riscendo qua bello tranquillo. Magari mi allontano per non morirci male di nuovo. Signori, a sto punto deve per forza succedere qualcosa. Metto della lava lì. Qua sotto c'è tutta lava drammatica. Mamma mia come me la sto rischiando. Me la sto rischiando tanto, raga, eh. Allora, quello ha preso fuoco. Raga, senza accendere manco mo il portale, io veramente non so che fa. Allora, qua si sta incendiando tutto.
e fin qua siamo contenti. Ora il fuoco dovrebbe propagarsi da tutte le parti, in teoria, giusto? Spero proprio di sì. Per favore, te lo chiedo. Ragazzi, c'è fuoco da tutte le parti, si deve accendere per forza. Cioè, non c'è alternativa, capite? C'è fuoco da tutte le parti. Si è acceso! Sì! Sì! Abbiamo acceso il portale, signori, ce l'abbiamo! Abbiamo il portale, non ci sto credendo! Bene ragazzi, quindi abbiamo acceso il portale del Nether, abbiamo fatto un'altra missione e dovremmo essere a posto. Adesso vediamo un po' cos'altro dobbiamo fare. Allora lui mi dice di fare una farm di meloni e una farm di zucche. Ora io vorrei chiedere, no? Secondo me questa è una farm quella che abbiamo fatto qua, in teoria, no? Secondo me sì, non sarà la farm più efficiente del mondo, però in teoria dovrebbe essere una farm. Alla fine forse possiamo considerare superata questa missione quando la roba spunterà, potremmo fare una roba del genere. Io però ho bisogno di irrigazione, ragazzi. Purtroppo non ho acqua da queste parti, questo è un problema. Come la porto dell'acqua qua? Cioè, ho solamente una pozza d'acqua e lui, tra le altre cose, mi chiede di farmi una sorgente d'acqua infinita. Ma la sorgente d'acqua infinita come si fa? Non la puoi fare la sorgente d'acqua infinita con una pozza d'acqua, è impossibile. Allora, l'acqua l'abbiamo messa là. Qua dovrebbe andare qua sotto, secondo me. Vediamo. Ok, ho ripristinato anche sta roba. Qua chiudiamo così e siamo tutti quanti felici. Vediamo se funziona di nuovo il nostro cobblestone generator. Funziona, 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 ci siamo, perfetto, va bene. Allora, un'altra cosa che mi chiede come missione è quella di fare una piattaforma lontana 24 blocchi, almeno 24 blocchi, dall'isola principale per far spawnare i mob. È una cosa che possiamo fare tranquillamente, qua siamo già abbastanza lontani, quindi io potrei fare... Torniamo a prenderci un po' di cose, intanto io qua sto morendo di fame, raga. Io, sapete che vi dico, faccio una cosa molto furba. Non si dovrebbe fare, ma io la faccio lo stesso. Allora, intanto mi tolgo tutta sta roba dall'inventario. Qua abbiamo preso un po' di sti blocchi, qua dobbiamo andare a mettere altra roba a cuocere. Prendiamo dell'altro legno, sì, tanto c'è un sacco di legno, chi se ne frega. Mettiamo a cuocere questi, mettiamo sta roba qua. E voilà, abbiamo fatto già 48 stone brick, me ne servono 64 per fare la missione. Comunque, togliamoci sta roba di torno e niente, raga, faccio una cosa brutta, lo so, lo so. È una cosa che non dovrebbe farsi, ma io la faccio perché, raga, c'ho fame, che devo fare? Mi lancio nel vuoto, signori. Andiamo a morire e non è un problema. Ok, almeno abbiamo di nuovo la fame ripristinata, quindi a sto punto andiamo a preparare questa zona che dovrebbe contenere i nostri mob. Mo, come la facciamo sta zona? Prendo un altro po' di cobblestone, secondo me ci sta tantissimo, e la possiamo andare a fare tranquillamente. Allora, mi metto in questo punto, dovremmo essere abbastanza, sì, siamo lontanissimi, quindi andiamo così, ragazzuoli, e andiamo a fare quella che sarà la nostra mob farm personalissima. Ok ragazzi, qua stiamo costruendo, sta scendendo la notte, speriamo di non morirci malissimo. Allora, come copertura metterò degli slab rialzati, così ci sta tantissimo, in modo che quassù non può spawnare nessuno. Quindi i mob spawneranno solamente all'interno. Allora, signori, qua intanto diluvia, vi faccio vedere che cosa ho fatto. Ecco qua, guardate, intanto ho messo pure questo muretto qua, onde evitare di buttarsi giù drammaticamente. E qua abbiamo la nostra bellissima mob farm. Molto carina, ovviamente qua spunterà un botto di gente perché raga è l'unico posto dove può spawnare la gente, quindi qua ci sarà il devasto qua dentro. Bisogna solamente stare attentissimi ai creeper che ti fanno malissimo. No, perché se mi esplode, ecco appunto, ciao, fuggiamo velocissimi. Dicevo, se esplode un creeper è un casino, e infatti il creeper è esploso, lo sapevo io che esplodeva il creeper. Ok, ce ne dobbiamo scappare. Oh, va bene, va bene, non è un grosso problema forse. È un problema gigantesco invece. Nel mentre, quindi, possiamo considerare fatta anche la piattaforma di 24 blocchi. Ora, un'altra missione che avevamo era quella di fare 64 stone bricks. Io qua ne ho fatti, vediamo un po'. Qua dove stanno? Ok, io ce l'ho. Qua ce n'ho un po'. Vediamo, vediamo, vediamo di fare pure questa. E abbiamo i 64 stone brick. Quindi anche questa l'abbiamo fatta. Ok, la depenniamo tantissimo e stiamo andando molto bene. Ora dovrei craftare un letto. Per fare il letto mi serve una pecora, per fare la pecora mi serve che... porca zozza. Mi serve un blocco di erba, ragazzi, un blocco di terra con l'erba. Non so se qualcuno me lo può droppare, sinceramente non lo so.
Intanto io resto un attimino qua e aspetto che la pioggia vada via, raga, perché sennò è un casino. Allora, sembra che la pioggia sia passata. Nel mentre, in teoria, un blocco d'erba me lo potrebbe droppare un Enderman. Ebbene sì, ragazzuoli, se ci abbiamo fortuna che spunta un Enderman con un blocco di terra verde, potremmo aver risolto questo problema in linea del tutto teorica. Intanto qua mi serve qualcosa per difendermi, raga, perché c'ho niente. Una spada mi serve, per forza. Facciamoci una spada così, ok, spada fatta. Dammi pure un picconazzo, amico mio, e va bene. E andiamo a sistemare il devasto che abbiamo fatto laggiù, sperando di non morirci male. Allora, in teoria i mob sono tutti morti, giusto? Penso proprio di sì. Andiamo con molta calma. Ok, qua è successo il casino. Qua ci sono dei creeper. Vediamo se riesco a bloccarli subito. Ok, in teoria qualcosa l'ho fatto. Non roba interessante. Porca zozza. Qua ce la rischiamo brutta, raga. Qua ce la rischiamo molto brutta. Porca miseria, muorici, maledetto. Allora, è brutta, raga, è brutta. La situazione si fa molto brutta. Purtroppo io e i creeper, lo sapete, non abbiamo un bel rapporto. Questi mi esplodono a raffica quando mi vedono. Non so perché. Lo sapevo che questa era la parte più complicata. Io con i creeper in una skyblock, raga. Non mi esplode, amico. Non mi esplode. Ok, è morto, perfetto. Allora, dobbiamo cercare di sistemare la faccenda qua. Qua è un po' un casino, raga. Qua un po' un casino. E continuano ad esplodermi tantissimo. Cioè, rendetevi conto. Allora, con calma. Come sistemo la faccenda qua? Qua è un casino, qua è un casino. Ragazzi, devo chiudere. Allora, io qua devo andare assolutamente a chiudere. Allora, togli un attimo delle balle tu, per favore. Muorici malissimo, bravo. Otturiamo sto devasto. Chiudiamo tutto di nuovo. Ok, intanto ho preso un bel po' di roba. Effettivamente ho preso un bel po' di roba. Potrei osare anche così. Ok, che ci sta qua di bello? Perfetto, richiudiamo tutto e non ce ne può fregare di meno. Va bene, devo aggiustare un attimino qua che ho fatto il devasto assassino proprio. Una roba brutta, raga, proprio brutta. Però dai, non ci possiamo lamentare, tutto sommato siamo messi abbastanza bene, quindi la mob farm funziona. C'ho delle ossa, c'ho un sacco di roba carina, purtroppo non ho più i blocchi di terra verde, ragazzi, non ho più i blocchi d'erba, porca zozza. Questa è una cosa drammatica, porca la miseriaccia ladra, se è drammatica sta roba. Intanto posiamo le nostre cose, andiamo a fissare tutto abbastanza velocemente, direi. Facciamo così, ecco, vieni qua amico mio, chiudiamo pure qua così, perfetto. Olla, qua rompiamo questi due e mettiamo due slab. E signori, siamo di nuovo a postissimo. Buttiamo un occhio qua, c'è uno zombie fantastico, eccolo qua. Abbiamo una bella farma d'esperienza, quelli sono ragni, stanno lontanissimi, al momento non ce ne frega niente. Va bene, direi che qua ci siamo, ragazzuoli. Comunque, io penso che per questo episodio lunghissimo, ragazzi, ho leccato per un sacco, voi non avete proprio idea di quanto ho leccato. Direi, ci possiamo fermare qua sicuramente. Comunque, ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate tantissimo, supportate questa serie. Mi raccomando, perché sta serie la continuiamo solamente se c'è il vostro supporto, perché io le skyblock le odio tantissimo. In ogni caso, ragazzuoli, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale cliccando sull'apposita campanellina. Mi raccomando, condividete sia il video che il canale sui vostri social, e intanto qua è venuto pure a piovere. Io per questo episodio mi fermo qua e vi do appuntamento sempre sul canale per nuovi video e nuove live. Ciao ragazzi!